Mondiali di sci di Cortina 2021 si parte, inizia l'avventura, sono le 7 di mattina, noi siamo qui al parcheggio di Lambioi a Belluno, partiamo tra poco in direzione aeroporto di Fiames dove saremo sottoposti a tutte le rigorose procedure anti-Covid. La campana ha appena squillato, andiamo! Uno degli aspetti sui quali è stata posta più attenzione durante l'organizzazione di questi mondiali è senza dubbio la sicurezza anti-Covid. Ci troviamo davanti al Covid Center di Fiames dove abbiamo eseguito un tampone rapido. Non è tutto, nei giorni scorsi abbiamo eseguito altri due tamponi molecolari per poter partecipare all'evento come televisione, come giornalisti. Quindi una grandissima attenzione in questo momento di pandemia per fare in modo che tutto sia assolutamente sicuro. Ora andiamo verso l'Alexander Hall dove ritiriamo i nostri accrediti. Abbiamo ritirato il nostro accredito, come vedete adesso siamo ufficialmente parte del sistema dei mondiali di Cortina 2021. Ci aspetta la navetta e andiamo alla finish area di Rumerlo. Dunque ci siamo dentro, alle mie spalle la finish area di Rumerlo, ha anche iniziato a nevicare, il che dona una certa suggestività al paesaggio. Per arrivare fin qui abbiamo parcheggiato al parcheggio di Socrepes, abbiamo preso una navetta, c'è un ottimo servizio di viabilità per questo. Andiamo! Beh, diciamo che il tempo non è stato sicuramente clemente e non ha permesso di vivere questa cerimonia, penso, nel modo come volevamo, insomma, tutti noi. Però devo dire che ha lasciato forti emozioni ed è comunque un punto di partenza di un evento che per Cortina e per la provincia di Belluno è sicuramente un evento di cui siamo tutti orgogliosi. Sicuramente è innegabile che c'è un po' di amarezza perché non poter vivere questo evento con il grande pubblico sicuramente ci lascia un po' così, devo dire la sincera verità. Però insomma queste sono le regole del gioco, dobbiamo rispettarle, sarà comunque una vetrina a livello televisivo unica e dimostreremo ancora una volta che gli organizzatori, ma soprattutto i volontari, la Fondazione Cortina 2021 ha lavorato in maniera straordinaria e potremo dimostrare al mondo quanto bravi siamo, almeno quello sicuramente lo faremo. Beh, nel cuore di tutti gli atleti vi posso assicurare che Cortina comunque rappresenta proprio la regina dei resort, ma soprattutto per la bellezza del contorno, del contesto, delle Dolomiti e delle sue piste che tra l'altro offrono quest'anno anche una versione inedita per il maschile, quella della Vertigine, pista che non è stata oggi provata proprio dai colleghi maschietti e che quindi questa cosa ha causato un pochino di polemica perché gli austriaci dicono ma come? E solo gli italiani hanno avuto modo di provarla quando nel 2019 hanno fatto i campionati italiani assoluti. Beh, resta comunque il fatto che Cortina sia sempre magnifica, ineccepibile organizzazione e queste pressioni hanno cercato un po' di stemperarle andando a sciare. Oggi non è stata una giornata di riposo, ma in realtà tutte le atlete hanno cercato di tenersi occupate proprio per non pensare troppo e non entrare in questo circolo un po' vizioso del dover fare, delle aspettative, dell'importanza del grande evento. Le istituzioni militari si sentono richiamate al fine di garantire un supporto al nostro paese e quindi al concetto Stato Paese.
Inoltre le truppe alpine sono addestrate per operare in ambiente montano, quindi riescono a dare un importante supporto per far sì che l'attività abbia una buona riuscita e per garantire quindi un buono svolgimento dell'evento. Siamo arrivati qui prima per cercare di garantire sempre un supporto e cercare di sistemare le piste e organizzarsi in modo da poter far sì che l'evento sia andato a buon fine. Si chiude qui la nostra finestra odierna sui mondiali di Cortina. Il fuoripista torna domani. A risentirci.